diffuso il report del Consiglio Provinciale di Agrigento per l'anno 2012. 36 in totale le sedute svolte dal 19 gennaio al 18 dicembre, di cui una straordinaria per discutere della situazione del futuro delle province dopo la prima legge di riforma approvata dal Parlamento e contenuta nel decreto Salva Italia. Tra i consiglieri provinciali più presenti in Consiglio sono stati Nino Spoto della Federazione della Sinistra, che ha partecipato a tutte e 36 sedute del 2012, e Giuseppe Picone, assente soltanto in due riunioni. A seguire i consiglieri Stefano Girasole, indipendente, con 33 presenze, e Arturo Ripepe del PID con 32. Molte presenze hanno totalizzato anche i consiglieri Riccardo Gallo, Patto per il Territorio, Angelo Bennici, PDL, entrambi con 31, Roberto Gallo la destra e Salvatore Montaperto con 30. Nel corso dello scorso anno sono stati approvati 175 provvedimenti, tra cui quelli fondamentali per la vita dell'ente, come il bilancio di previsione 2012 e il piano triennale delle opere pubbliche, oltre a nuovi regolamenti e l'estinzione anticipata dei mutui. Il nuovo anno vedrà la scadenza del mandato, con l'ipotesi in Italia di un commissariamento fino al 2014, mentre in Sicilia si aspetta una legge dell'Assemblea regionale. Nei prossimi giorni il Presidente del Consiglio, Raimondo Buscemi, convocherà la Commissione dei Capigruppo per stabilire la data del primo Consiglio del nuovo anno e la data del Consiglio straordinario richiesto da numerosi consiglieri provinciali sul tema del servizio idrico in provincia di Agrigento.